Camminare è una parola che Papa Francesco ama ripetere spesso, e procedere insieme è la direzione che il Pontefice ha più volte indicato parlando di ecumenismo. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, conclusa con i Vespri nella festa della conversione di San Paolo, il pensiero di Francesco diventa una guida per comprendere la strada fatta insieme. Il tema della settimana, è forse il Cristo diviso, richiama proprio l'Apostolo delle Genti, che scrive alla Chiesa dilaniata di Corinto. Parole che sono un monito da parte di Paolo, ma anche un'esortazione a fare esperienza di unità. Il migliore servizio, aveva detto il Papa il 20 marzo scorso nell'udienza dei legati fraterni delle chiese, delle comunità ecclesiali e degli organismi ecumenici, è vivere in pienezza la fede. Dinanzi a Bartolomeo I, chiamato da Francesco mio fratello Andrea, l'invito a tenere viva nel mondo la sete dell'assoluto. Sarà questo il nostro migliore servizio alla causa dell'unità tra i cristiani, un servizio di speranza per un mondo ancora segnato da divisioni, da contrasti e da rivalità. Più saremo fedeli alla sua volontà nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e più cammineremo realmente e sostanzialmente verso l'unità. Uniti dunque nelle differenze, ha più volte evidenziato il Papa, per il quale la varietà nella Chiesa si fonda sempre sull'armonia dell'unità. Tessere di un mosaico che formano il disegno di Dio, ma l'unità, aveva detto in un incontro con la delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, è prima di tutto dono di Dio. La ricerca dell'unità tra i cristiani è un'urgenza, urgenza alla quale oggi più che mai non possiamo sottrarci. Nel nostro mondo affamato e assetato di verità, di amore, di speranza, di pace e di unità, è importante per la nostra stessa testimonianza poter finalmente annunciare ad una sola voce la lieta notizia del Vangelo e celebrare insieme i divini misteri della nuova vita in Cristo. C'è una via che Papa Francesco indica nella strada verso l'unità, è la via della preghiera fedele e costante, perché solo lo Spirito Santo, aveva detto, con la sua grazia, con la sua luce, con il suo calore, può sciogliere le nostre freddezze e guidare i nostri passi verso una fraternità sempre maggiore. Penso che nel cammino ecumenico sia importante guardare con fiducia i passi compiuti, superando pregiudizi e chiusure che fanno parte di quella cultura dello scontro che è fonte di divisione, e lasciando spazio alla cultura dell'incontro, che ci educa alla comprensione reciproca e a operare per l'unità. Da soli, però, questo è impossibile. Le nostre debolezze e povertà rallentano il cammino. Sono tante e tanto preziose le cose che ci uniscono, ha scritto il Papa nell'Evangelii Gaudium, l'impegno per un'unità auspicato si trasformi in una via imprescindibile dell'evangelizzazione.